Allora, buongiorno ragazzi, guardate qua oggi chi ho con me. Buongiorno. Emil, il grande youtuber orientato al fitness. Vi lascio anche poi qua sotto nei commenti dove andarlo a rintracciare, così iscrivetevi al suo canale che fa sempre ottimi video che vi permettono di migliorare. Ragazzi, vabbè, sono Emil Fitness su YouTube, Emil Lazzaroni. Potete cercarmi, ovviamente seguirmi come ovviamente chi segue me. Segue anche Umberto e oggi siamo qui per parlarvi di una cosa che entrambi Mi arrivano in continuazione queste domande, no? E proprio l'altro giorno mi è arrivata questa da una ragazza, mi ha scritto: ma è possibile perdere 10 kg in 5 giorni? Perché ho letto di questo prodotto, di questo metodo, è possibile o non è possibile? Anche io ogni tanto mi metto lì, provo proprio a cercare 10 kg in 5 giorni, 10 kg in 2 giorni, e su Google, su YouTube ti escono fuori dei video, delle pagine che non sono nient'altro che qualcuno che è lì che cerca di vendere il proprio metodo, che alla fine funziona o non funziona? Ragazzi, il discorso è molto semplice. Io sul mio canale tratto spesso alimentazione e queste cose. È brutto da dirsi, ma siamo un po' tutti pigri. Vorremmo tutti i risultati subito, vorremmo tutti poter avere immediatamente. Pensate che il boom, lo sa anche che Miletto, il boom dell'anno per i PT è maggio-giugno, perché è il momento in cui si va al mare, quindi tutti vogliono subito ricorrere al metodo. In realtà, più che soffermarci sul 10 kg in 5 giorni, che non è possibile, ma anche se fosse possibile, il discorso che dobbiamo capire è un altro. In realtà, cosa stiamo perdendo in questi giorni? Perché il corpo è fatto sostanzialmente di 3 cose: grasso, acqua, muscoli. Ok, cioè tutto è fatto d'acqua, poi la composizione corporea si divide in grasso, muscoli, acqua. Quando queste diete vi propongono questi sistemi integratori, ho visto un sacco di siti web per le pillole dimagranti che ti dicono brucia il grasso sull'addome con questa pillolina nuova. Allora, il discorso è uno: anche se voi perdeste 8 kg in 5 giorni, ammettiamo che ce la fate anche con un sacrificio immenso e tutto, è tutta acqua. Cioè sostanzialmente è davvero acqua, perché per creare un deficit che perdi 1 chilo di grasso serve un deficit di 7000 calorie, e sono tante. Ci impiega tempo a perdere 1 chilo di grasso. Quindi capite che anche se perdete sì 8 kg in 5 giorni è tutta acqua, vi vedrete svuotati, ma dopodiché Ma è impossibile, comunque è veramente un percorso che non mira la salute, è un percorso che tanto a un certo punto si interrompe, da lì non andate più da nessuna parte. Poi perdere 8 kg in quei pochi giorni è già veramente tanta, tanta roba, una eh. roba che magari si fa più a livello di gare, di Esatto, atleti, per tirare la condizione o per rientrare nelle eh. categorie Di di peso. peso, si fa scarica sodio potassio, ma sono robe da non fare perché sono robe delicate, rischiate davvero. Quindi stateci alla larga, e soprattutto state alla larga da ste robe Esatto, perché qui. tante volte poi alla fine vi promettono questo, ma perché vi devono vendere la pillola, il metodo, il La nuova prodotto, la dieta nuova della dieta, esatto, banana, del eccetera, eccetera, cavolfiore. eccetera. Però se avessimo, oggi ho fatto venire Emil perché sennò sentite sempre la mia campana, no? Ma tu ci dici sempre questo, tu ci dici sempre che bisogna fare questo, bisogna allenarsi, mangiare bene, eccetera, eccetera. Allora ho detto, facciamo venire un altro trainer, un altro collega PT e sentiamo lui quello che dice, se la ragiona come me oppure magari lui ha degli altri metodi, non so, dici la tua. Ragazzi, il discorso è che là fuori è pieno di squali, è pieno di purtroppo marketing fatto male, marketing cattivo che tenta di, ovviamente, l'unico scopo è di spillarvi soldi. Una volta che si sono messi nel portafoglio i vostri soldi, che Ciao. voi perdiate o non perdiate quei chili, non li vedete più. E ripeto, una perdita comunque repentina di peso è dannosa per la salute. Fa male, è un discorso, ripeto, che si fa a livelli alti nell'agonismo, ma per situazioni che non riguardano gli utenti, né che seguono me, né che segue Miletto, che seguono Miletto. Quindi mi raccomando, state lontano da queste cose. Ricordatevi sempre che se poi, dopo tutte queste belle parole, c'è un prodottino alla fine, c'è un servizio, la pillola, la crema, ragazzi C'è miei. qualcosa che non va, però noi siamo proprio qua perché siamo sempre più tecnici, siamo sempre più PT che incominciamo a diffondere un certo tipo di verbo. Quindi quando voi andrete a vedere questo prodotto, questo appiglio, che capirete già subito che dietro c'è un qualcosa di farlocco, vi stanno prendendo per il culo, no? Quindi dovete fare attenzione, non fatevi prendere per il culo, cercate di seguire gente seria che vi spiega esattamente come funziona il corpo umano, ossia che se volete ottenere dei risultati
risultati, dovete impegnarvi sia da un punto di vista di movimento sia da un punto di vista alimentare, e i risultati non avverranno in 5 giorni ma probabilmente arriveranno in 5 mesi, in 10 mesi, in 2 anni, ma quelli saranno risultati veri, duraturi. E soprattutto, ecco, serve costanza. Purtroppo ho notato che molti di quelli che iniziano aprile, maggio, giugno, poi agosto mollano. Io per esempio, arriva maggio, non seguo nessuno. Chi mi conosce sa già che arriva maggio, le consulenze sono chiuse. Le persone che seguo sono quelle persone che incominciano a settembre, ottobre e ragionano non tanto per l'estate, ma ragionano per un'intera stagione. Allora sì, lì che posso dire potete arrivare in spiaggia in forma, ma io personalmente, se uno mi arriva a maggio, a giugno, a luglio, ciao, lo studio Mileto è chiuso e non riceve nessuno. Sì, o avete un obiettivo a lungo termine, cioè arrivate magari in questi mesi, però dite guarda, io sto 6 mesi, un anno, mi alleno anche d'estate, alcuni ci sono. Però purtroppo arrivare all'ultimo, dopo che magari per tutto inverno avete tentato questi metodi senza successo, avete speso soldi in pilloline, in massaggi drenanti, ce ne sono poi una marea. Vieni dal nostro centro e perdi 7 kg di cellulite in una settimana di massaggi, cioè robe... Insomma, il discorso penso ormai sia chiaro. È chiarissimo. Bene, noi speriamo oggi di avervi dato una piccola pillola di saggezza. Fatene buon uso e ci vediamo in spiaggia belli in forma. Ci vediamo in spiaggia, ragazzi. Seguitemi, mi raccomando, su Emil Fitness e anche Umberto, che ormai seguite tutti. Quindi, ciao.